Avevo un biglietto di sola andata per Fuerteventura. Vi racconto la mia sfortunata, anzi sfortunatissima, esperienza. Era il 21 settembre del 2022 e avevo un volo con un biglietto di sola andata per Fuerteventura per me e la mia gattina. Ma qualcosa, anzi molte cose, sono andate storte. Latini e benvenuto o benvenuta sul mio canale. Faccio molti generi diversi di video, quindi se vuoi vederli e sei curioso, basta che vai a vedere tra i miei vecchi video oppure nelle playlist. Ci sono tutti gli argomenti. E puoi trovarmi anche su Instagram con il nome sempre di veronica.latini, ovviamente, e in tutti gli altri social. Comunque lascio tutto quanto qui in descrizione, così qualsiasi informazione che vorrai la troverai. O se no, altrimenti iscrivimi qui sotto nei commenti. A proposito, puoi anche mettere mi piace a questo video e iscriverti al mio canale se ancora non sei iscritto. Comunque, torniamo all'argomento di questo video. Che solo se ci penso, cioè più ci penso e più mi rode tanto il. Quindi sono qui per fare questo video per ricapitolare un po' tutto quello che è successo negli ultimi mesi nella mia vita. Era meglio se alcune cose non succedevano, ma che tocca fare, si va sempre avanti per forza. Allora, partiamo da quando io sono partita da sola per un mese esatto a Fuerteventura. Ed era il 19 luglio, quindi ho fatto dal 19 luglio al 19 agosto tutta da sola a Fuerteventura, felice e contenta, oddio tanto felice, no, perché anche lì sono successe delle cose che proprio lasciamo stare, cioè ho passato settimane in cui sono stata male, ma comunque ho passato comunque al meglio quel mese fantastico che non mi scorderò mai e anzi io ve lo stra ultra consiglio, fate un viaggio da soli, anzi io se avessi potuto l'avrei già fatto quando avevo 15 ed anche a 18 anni, ma non l'ho fatto e me ne pento, non ho fatto neanche l'Erasmus con l'università e me ne pento, quindi vi consiglio qualsiasi età voi abbiate, fate un viaggio da soli, una settimana, 3 giorni, un mese, 2 mesi, in Italia, fuori dall'Italia, ma fatelo, fidatevi, vi arricchisce veramente per tante cose, anzi se vi interessa questo argomento posso fare un video specifico dove posso dirvi i consigli, ciao Luna, dove posso dirvi i consigli per viaggiare da soli. Oppure quali sono i pro, quali sono i contro, che cosa ti può essere di aiuto all'interno, quindi come crescita personale o come anche un miglioramento delle relazioni e tanto altro. Quindi se volete questo video fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Perciò il 19 luglio io sono partita tutta da sola, felice e contenta, e poi è venuto a trovarmi il mio ragazzo lì a Fuerteventura per una settimana, quindi dal 19 agosto al 25 agosto. Per fortuna in quella settimana è andato tutto bene, anzi anche alla stragrande. Il 25 agosto io sono tornata a Roma con il mio ragazzo. Perché? Perché mi mancava sta pazza isterica, perché non sta mai ferma, vero? Perché l'abbiamo presa che aveva 25 giorni, io sono partita che lei aveva 3 mesi, quindi era piccolissima e io ho detto, cioè sono stata un mese senza di lei, cioè se non torno a Roma non la vedo crescere, mi perdo proprio tutta la sua infanzia da gattina e non mi sembrava il caso. Quindi sono tornata a Roma, ma dal 25 appena sono tornata qui a Roma l'unica cosa che ho fatto è stato iniziare a cercare un nuovo alloggio per tornare a Fuerteventura e quindi riprendere un nuovo aereo. Beh, sono riuscita a trovare la casa e siamo riusciti a prendere il volo e io ero emozionata e veramente non ci volevo credere, cioè non ci volevo proprio credere, non è che dice non ci puoi, non ci voglio proprio credere perché per me non è possibile. Con un biglietto di sola andata, il mio primo biglietto di sola andata nella mia vita, cioè una cosa del genere, io pensavo che non mi sarebbe mai accaduta. Fatto sta che parto il 21 settembre per Fuerteventura. Ah, altra cosa, in questo mese che ero a Roma, ho fatto di tutto per far sì che la mia gattina venisse con me, perché non ce la potevo fare, appunto, essendo lei così piccola, a lasciarla di nuovo qui a Roma senza di me. Ci svegliamo il 21 settembre alle 4 del mattino e qualcosa non quadra. Infatti, pensando e ripensando, perché non avevamo la certezza della casa, avevo paura che lei scappasse, lei non stava bene quella mattina, a malincuore l'ho dovuta lasciare. Quindi alle 4 di mattina in macchina, io e il mio, no, alle 5, anzi, siamo usciti di casa e ci siamo avviati verso l'aeroporto. I pianti che mi sono fatta in aeroporto, neanche ve li sto qui a dire, perché chissà quando rivedevo il mio ragazzo, chissà quando rivedevo i miei gatti, chissà che cosa sarebbe successo una volta arrivata a Fuerteventura. Era tutta un'incognita, ho preso, ho fatto tutto quanto così da un momento all'altro mi sono ritrovata in questa realtà.
Intanto vi faccio vedere le immagini e poi dopo riapparirò durante il video perché in questo video mi sembrava ovvio darvi delle spiegazioni perché io non avevo idea che sarebbe successo quello che è successo e quindi adesso devo riattaccare tutti i pezzi e farvici capire qualcosa. Da Barcellona a Fuerteventura è durato 3 ore, non ce la facevo più. Il bello è stato che ho rischiato di perdere l'aereo, mi sono messa a correre, il gate era chiuso. Oh mio Dio, mi sono fatta tutto di corsa, tutto l'aeroporto di Barcellona. Sono arrivata là che facevo così, non ce la facevo proprio. E comunque sono felice da di là vedo il mare e di qua. Questo bellissimo spettacolo, oh mio Dio, quanto mi era mancato, cioè un mese che non stavo a Fuerteventura e mi è sembrata una vita. Ora invece vado a casa, stavolta non andrò allo stesso appartamento dove ero stata nel mese di agosto, quindi questa volta ho trovato un appartamentino con 2 stanze, quindi incrociamo le dita e sono curiosa di andare a vedere appunto la casa. Ma la mia stanza più che altro. Primo problema è sorto quando sono arrivata a casa. C'erano tanti problemi in quella casa e quindi io mi sono resa conto che non avrei potuto passare sì una settimana, ok, ma poi se dovevo andare al lavoro di fuori e se dovevo anche lavorare a casa era un disagio, ma ho detto vabbè, tranquillamente, no problem, la cosa si risolve, troverò una nuova sistemazione, ci penserò più avanti. L'unica doccia che funziona, cioè l'acqua calda che funziona, è qui di fuori e ti devi lavare con un tubo, uno stendino che non è uno stendino, 3 mollette, un tavolo che non è un tavolo, c'è solo una chiave di casa. La cucina è molto carina, peccato che è circondata dalle formiche. Questo è il secchio della mondezza. Bagno senza un pensile. E questa è la mia stanza, grotta. Non fate caso al disordine, ma non ho idea veramente di dove poter mettere le cose, anche perché non c'è neanche una scrivania. E questa è l'unica finestra che c'è. Ma soprattutto, cosa peggiore di tutte, è che non c'è internet. Quindi ecco il 21, vabbè, sono andata a fare la spesa, poi dopo sono tornata a casa, mi sono cambiata e prima cosa che mi mancava da pazzi, andare in spiaggia. Sono andata in spiaggia, ho fatto un bagnetto e mi sono fatta un aperitivo. E quindi poi il 22 e il 23 ho comunque cercato di stare il più possibile fuori da casa per godermi un po' l'isola prima di iniziare il lavoro, prima di iniziare ad ambientarmi, a capire che cacchio devo fare. Dico no, ok, adesso dopo tutto quello che è successo mi godo un po' l'isola, me ne vado in spiaggia, mi faccio le passeggiate, quindi il 22 e il 23 t'appost. Il problema è che il 24 pomeriggio a Fuerteventura inizia a cambiare il cielo, diventa tutto completamente bianco e c'è allerta meteo, ovvero un ciclone, mi pare, proveniente dall'Africa, stava passando vicino alle isole Canarie e ha creato il putiferio. Ha piovuto, non potete immaginare quanto e ininterrottamente, ma va bene, ok, facciamo finta di nulla. Il problema è che la casa era invivibile. Come si può sentire di fuori, ancora piove, ha piovuto tutta la notte e non ha mai smesso. Oggi è domenica 25 settembre. La cosa buffa è che nonostante di fuori ci sia tutta questa pioggia, tutta quest'acqua, questa mattina mi sono svegliata senza acqua a casa. Continua a piovere. Dovrei andare anche al supermercato, non ho la più pallida idea di come fare per uscire. Comunque l'acqua è tornata, ho dovuto spostare il letto, si è trascinato, non so da dove provenga l'acqua.
lì c'è stato proprio un crollo totale. Quindi dal 25, non lo so, sapevo che non potevo rimanere là per tanti motivi e sapevo che l'unica soluzione era tornare, perché veramente trovare un altro alloggio in quel momento non era possibile. C'era stato il disagio della pioggia e per 2 giorni non sono potuta minimamente uscire di casa. Ho detto no, devo tornare a Roma. Quindi ho preso questa dura decisione, è stato molto molto duro da affrontare ed accettare, e questa è stata la mia esperienza tragica, cioè per me è stata veramente tragica. Quindi il 25 ci organizziamo per il mio ritorno, che purtroppo è stato il 27 agosto, quindi io in pratica da che sono partita con un biglietto di sola andata per rimanere non si sa quanto, almeno minimo un mese, mi sono ritrovata a partire per Fuerteventura e rimanerci una sola settimana. Non è andato nulla di come sarebbe dovuto andare, ma pazienza, questo è quanto, fatemi sapere. Ora io la prendo a ridere, meno male, meglio così, ma preferisco aspettare i vostri commenti e scoprire che cos'è che vi interessa, quale argomento, quindi chiedetemi tutto, sbizzarritevi, io sono qui per voi e per condividere le mie esperienze, me stessa e tutto ciò che mi ha portato ad essere qui oggi. Poi vi racconto una cosa: quando io sono tornata a Roma, dopo nemmeno 5 giorni che stavo qui, ho preso il COVID. Sono stata rinchiusa 2 settimane a casa e poi da lì per un mese non sono stata bene, finché poi ho avuto un mal di testa cronico e sono andata al pronto soccorso. Da lì poi dopo, vabbè, vari controlli e il COVID, sapete che regalino che mi ha fatto? Problemi alla tiroide. Quindi yeah! Ora posso avere anche un altro argomento, la tiroide, perciò se volete sapere anche questa esperienza fatemelo sapere. Detto ciò, ci vediamo in un prossimo video. Io vi ricordo di mettere un mi piace e vi mando un bacione gigantesco e come sempre un immenso raggio di sole.